ricostruire e costruire il futuro partendo dal passato, in particolare dall'esperienza del terremoto 1976, non una chiave di lettura territoriale, ma soprattutto dal punto di vista della partecipazione popolare. Dal maggio 76 al settembre 76 la popolazione del Friuli fece una prima grande sperimentazione di quelli che oggi vengono chiamati percorsi partecipativi. Un intero popolo condivise un grande ideale e si mise in marcia, in moto, per costruire anche fisicamente il proprio futuro. Credo che quella sia una esperienza che va letta, studiata, riproposta, perché ha segnato un'epoca, ma forse oggi può insegnare ancora molto. Benissimo, le sue parole chiave per il futuro? Beh, partecipazione, condivisione, fantasia, creatività e orgoglio di voler fare.